Finalmente si torna a parlare un po' di Football Manager, grazie a un post che è stato pubblicato sul sito ufficiale che riporta un sacco di informazioni su cui vale la pena fare due chiacchiere così al volo. Allora, sono stati delineati i piani sia per quanto riguarda Football Manager 2024, ma anche per Football Manager 2025. Quindi abbiamo tanto di cui discutere. Partiamo dal 2024. Allora, il reveal è chiaramente prossimo. Ma il gioco porterà con sé una grande novità. Su tutte le piattaforme sarà possibile trasferire i salvataggi di Football Manager 2023. Quindi potrete prendere la vostra attuale partita, qualora ne abbiate una, e portarla nel nuovo Football Manager, che ovviamente potrà disporre di tutte quelle che sono le novità non ancora annunciate. Quindi una scelta per dare continuità che delinea in ottica futura quello che potrebbe essere un futuro da Game as a Service, con un'infrastruttura stabile e aggiornamenti periodici. Chi lo sa, sembrerebbe essere quello il futuro. Comunque, le novità più importanti su cui vale la pena soffermarsi riguardano Football Manager 2025. Perché? Perché sarà annunciato che il 24 sarà l'ultimo del suo genere. Perché? Perché dal 25 in poi passerà a un nuovo engine grafico. Miracolo, finalmente ci siamo. Abbracceranno la tecnologia di Unity, per cui questo porterà delle grosse novità, per non parlare di un vero e proprio stravolgimento sotto tutti i possibili punti di vista. Tecnicamente il gioco farà un enorme balzo avanti e di conseguenza possiamo aspettarci, al di là dei volti più realistici, eccetera, diciamo che tutto assumerà una dimensione molto più moderna, molto più all'avanguardia, molto più coinvolgente e chissà che altre novità avremo per le mani grazie a questo tipo di tecnologia. Però è veramente uno stravolgimento enorme perché di fatto comporterà per forza di cose anche dei cambiamenti strutturali per in qualche modo sfruttare le potenzialità di questo nuovo engine. Quindi è qualcosa di molto grande e parlano di un reveal che dovrebbe avvenire nel secondo quadrimestre del 24, quindi entro la prima metà del prossimo anno, verso la fine della prima metà del prossimo anno, che mi pare un ottimo periodo per iniziare a parlarne e per anticipare quella che sarà la grande release a fine 2024. Però, intanto, adesso andando per gradi, questo Football Manager 2024 che è in arrivo avrà questa caratteristica un po' particolare dei salvataggi trasferibili e mi auguro anche altre cose perché diciamo che sembra che abbiano compreso di non aver soddisfatto proprio la totalità del loro pubblico con l'edizione del 2023 e io non ne sono un perfetto rappresentante in questo senso perché a me il 23 proprio non ha dato nulla di realmente positivo, nel senso che mi aspettavo molto di più e mi sono ritrovato con un gioco che di fatto era molto troppo simile al precedente a livello proprio di funzione e di struttura. Per cui mi auguro che vogliano fare qualcosa per celebrare quest'ultimo atto della loro storica serie in un certo modo. Ma le grosse novità chiaramente riguarderanno il 25, dove peraltro vedremo per la prima volta l'introduzione del calcio femminile. Quindi avremo un archivio di giocatori e giocatrici che assumerà delle proporzioni ciclopiche, ancor più di quanto già non sia in questo momento. E potremo davvero vivere il calcio nella maniera credo più completa che qualsiasi prodotto possa mai pensare di offrire, considerando appunto che da questo punto di vista già gli attuali football manager hanno qualcosa che altri non hanno, cioè archivi infiniti di giocatori su cui poter mettere le mani. Però diciamo ecco, andando in chiusura, che non voglio dilungarmi troppo, testimonia quello che hanno dichiarato per il momento, quanto impegno ci sia, quanta voglia ci sia di effettivamente rinnovare, quanta consapevolezza ci sia della necessità di rinnovare la formula, perché effettivamente in questi anni questa è una serie che a volte ha peccato un po' di qualche piccolo inciampo, se vogliamo. La pandemia, come detto anche da loro stessi, ha giocato un ruolo determinante nel rallentare un po' le cose, però diciamo che adesso ci siamo lasciati alle spalle, per fortuna, quel problema e di conseguenza adesso lo studio potrà tornare a fare e già l'ho iniziato a fare da un po' quello che ha sempre cercato di fare, cioè rinnovare, migliorare e arricchire quello che è la loro opera. Per cui grande attenzione, grande curiosità, ovviamente terremo d'occhio la questione perché mi auguro che ci siano le premesse, le basi e i presupposti per fare una bella serie con il 2024,
di edizione. E per cui, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, cosa vi aspettate, cosa vorreste, cosa temete. E noi ci vediamo alla prossima.